Voga 2015, giorno 23. L'argomento di oggi è: qual è stata l'ultima cosa che ti ha fatto ridere? E direi che posso identificare due cose che mi hanno fatto ridere ultimamente. La prima è un personaggio di un libro, di una saga di libri per essere precisi, il personaggio di Rodario nella saga della Terra Nascosta di Marcus Heitz. Oddio, in realtà sono ancora a metà del secondo volume, La Guerra dei Nani, quindi per piacere, se l'avete già letto, non fatemi spoiler di nulla. Anche perché questa saga è abbastanza violenta, tende a essere un po' tipo Kenny il Guerriero, muoiono quasi tutti, quindi non so se Rodario andrà avanti per altri volumi o se a metà, fra un po', dove sono arrivato, arriverà al punto di morire. Comunque, lui mi ha fatto ridere tantissimo perché è l'attore principale, nonché il direttore di una sorta di teatro barra circo della città di Porista, ha delle trovate allucinanti e veramente ci sono momenti che mentre leggevo dovevo posare le buche perché scoppiavo a ridere. Lui è stata una delle cose che mi ha fatto ridere. L'altra cosa che mi ha fatto ridere è stata una cosa che mi ha raccontato. Praticamente, tre settimane fa circa, mi sono incontrato in un bar di Catania con Bob. Bob, di cui vi lascio il link del canale YouTube sul doobly-doo e sulla scheda. E Bob mi ha raccontato, stavamo parlando così del più e del meno, parlavamo di console da gioco, e mi ha raccontato che mentre era lì a Catania per qualche giorno di presunta vacanza ci voleva passare il tempo anche facendo qualche videogame, e nello specifico disse la cosa che voleva fare era giocare a GTA, solo che amici, familiari, nessuno è riuscito a procurargli in prestito anche il disco di GTA, e dice, voi cominciamo male. Però gli hanno procurato una cosa che si chiama Red Dead Redemption, sempre della Rockstar Games, e me l'ha descritto in questo modo: mi fa, praticamente è GTA, solo che è GTA per bifolchi, perché è ambientato nell'antico West, nel vecchio West, e tipo, invece che delle macchine sportive, tu ti servi delle diligenze col cavallo, poi muore il cavallo, allora lo spelli, ne vendi la carne. Mi ha veramente massacrato dalle risate sapere sta cosa, cioè insomma, io non gioco, però questa cosa è stata divertentissima. E voi invece, qual è stata l'ultima cosa che vi ha fatto ridere? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, e come sempre ricordatevi di fare pollice in alto, condividere e iscrivervi al canale. Bene, io sono Grizzly, questo era il Voga giorno 23, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog, per cui grazie per essere passati, ciao a tutti!